Buonasera, io sono Savonari, rappresentante TIR. Ho il piacere di presentare oggi la signora, la nostra amica Tuscano, che è la presidente della FASTED, che troviamo all'ospedale civico, il reparto di talassemia. La signora Tuscano è la presidente di questa associazione alla quale abbiamo deciso di donare le nostre quote che avrete sicuramente letto nei vari comunicati che in questi giorni, in questi mesi passeremo a raffica per cercare di dare un contributo, di fare un gol molto bello per aiutare soprattutto i nostri bambini. Abbiamo uno scopo che adesso la dottoressa Tuscano ci meglio diciamo vi inserirà. Questa iniziativa, oltre a TIR, con noi è coinvolto Luca Lima del gruppo Capacuore della Sicilia e Marco Iona di PSSRN. Intervistiamo la signora Tuscano che ci illustra brevemente. Allora, intanto grazie, bellissima iniziativa, grazie di aver scelto noi. Noi siamo ex associazione talassemici dell'ospedale dei bambini, oggi ci chiamiamo FASTED perché tutte le associazioni siciliane che ci occupiamo di talassemia abbiamo creato una federazione. Sì, noi avevamo già un grande bisogno di acquistare un macchinario che serve per prendere le vene, uno scanner venoso che mette in evidenza le vene, siccome dico, le nostre vene sono molto maltrattate, e volevamo chiaramente, è un Acquistare questo ausilio che macchinario. vede le vene, perché ci sono dei ragazzi che chiaramente per fare una trasfusione che viene fatta ogni 15 giorni fanno 6-7 buchi, quindi chiaramente Aiutiamo i cerchiamo di, bambini a farli e soffrire meno, a soprattutto farli soffrire sia, meno. noi ci occupiamo sia di bambini che sono ancora tanti e anche di adulti, quindi è una buona iniziativa. Avevamo iniziato a chiedere dei fondi per ottenere, però ha un costo, insomma, abbiamo bisogno di collaborazione di Dei tutti palermitani in dei generale. palermitani, esatto. Amici cari. Scusate, tra le altre cose, scusate se intervengo io da dietro il telefonino. Parlando poco fa, non è un problema che coinvolge solo i bambini e non palermitani, ma ci dicevano che proprio ora sono in ingresso una quindicina circa di Bambini che bambini, vengono dei genitori esatto, immigrati, che da sono arrivati negli immigrati. ultimi anni. E tra l'altro che non sanno neanche di avere Di aver bisogno. questa, No, quindi che infatti. molto Perché noi ci probabilmente. occupiamo in questo reparto, si occupa sia di talassemia, la talassemia major, che tutti conosciamo, anche di talassotrepano, che è un'altra Perfetto. forma di anemia molto diffusa ma poco conosciuta. Conosciuta. Quindi Quindi noi probabilmente cerchiamo lei mi. anche di diffondere le informazioni corrette. Quindi poi lei mi conferma sostanzialmente che se non venissero in Italia da immigrati, da clandestini, che dir si voglia, probabilmente morirebbero lì in Africa E questi quindi è un bambini. esatto, perché non Quindi è sanno un di aiuto averla, anche. quindi la loro patologia è diagnosticata qua in Italia. In Italia, perfetto. Quindi diamo un grande aiuto ai nostri bambini, approfittando di questa meravigliosa associazione e Grazie. cerchiamo di contribuire. Tifosi del Palermo, dimostriamo che siamo utili anche a fare altro. Esatto, in buona sostanza, vediamo se riesco a intervenire pure io. In buona sostanza facciamo un gol a Zamparini. Uniamo l'utile e il dilettevole, nel senso che diamo un segnale forte al patron del Palermo, ma sostanzialmente diamo, aiutiamo, facciamo, compiamo un gesto d'amore nei confronti della città, della squadra e di tutti questi bambini che necessitano di cure, di Mi apparecchiature, raccomando, eccetera. partecipiamo in massa. La talassemia è una malattia prevalente al bacino mediterraneo, quindi in Sicilia, siamo Esatto. in Sicilia e Sardegna, purtroppo abbiamo l'alto numero di persone affette da questa malattia. Bastano solo a partire da 2 euro, il prezzo dice tutto, a partire da 2 euro diamo un grande aiuto. Esatto. Speriamo nella buona Grazie. riuscita dell'operazione e forza Palermo sempre. Forza.